Io sono convinto che i tempi richiedono di essere più esigenti, altrimenti il rischio è di fare attività che siano un tesoro, ma che devono avere degli sviluppi. E credo in questo progetto la conclusione debba essere uno sviluppo che poi vedremo come potrà prendere forma. E secondo me ci sono due prestiti che in questa giornata, mezza giornata, sono stati ben dichiarati. Il primo prestito è partito dal sociale, inteso in maniera molto ampia, dal servizio a quello che c'è tutto intorno e che è arrivato alle biblioteche. Il secondo prestito invece è partito dalle biblioteche ed è arrivato al sociale inteso in maniera molto ampia. Allora, il contenuto di questi due prestiti, ovviamente ve lo dico per essere fedele alla premessa, in maniera molto veloce, ed è questo sostanzialmente. Da parte del sociale, lo ha detto proprio Amidoni, non tutta l'immigrazione è questione di servizi sociali, e questo, guardate, dovrebbe essere un elemento da DNA ormai, che quantomeno dovrebbe aiutare a vedere domani. Per chi continua a parlare non tenendo presente questo, guardate, sta con la testa rivolta all'indietro. Questo è poco ma è sicuro, anche se la crisi ha obbligato a aumentare, come dire, ha obbligato ad avere questo binomio ancora in vita e perdurante. Mentre Dell'Angelo, bell'intervento, Dell'Angelo ha detto un'altra cosa che secondo me può essere così super sintetizzata, e cioè non vedete gli stranieri immigrati, uso questa terminologia che non so quanto serve, ma comunque ancora utile purtroppo, a vederli come utenti. Quindi non un qualcosa di particolare, ma un qualcosa di normale. Utenti ovviamente che hanno delle differenze rispetto agli altri, ma ce l'hanno al loro interno come ce l'abbiamo al nostro interno. Quindi vedere gli immigrati, gli stranieri come utenza aiuta a non eliminare le differenze, ma aiuta a non vederle sempre come l'ostacolo che sta davanti. La questione è sempre da spiegare, quella di cui convincersi, quella di cui convincere gli altri, quella di cui apprezzare le parti positive e non dire quelle negative, ma bisogna dirle come, perché altrimenti la coesione, guardate, diventa troppo edulcorata. E io sarei dell'opinione che invece bisogna avere la consapevolezza che la coesione sociale non è assenza di conflitti, ma è capacità di tollerare una quantità, una certa percentuale, un certo tasso di conflitti. Altrimenti il rischio è che abbiamo una visione da pranzo di gala, come si diceva un po' qualche decennio fa, e così non è assolutamente. Basta pensare, lo dico sempre fino alla noia, basta pensare, perché altrimenti il rischio è sempre il solito noi loro, basta pensare che come per gli italiani, e questa è una valle che lo testimonia, come per gli italiani, così per gli stranieri ci sono tanti di quei pregiudizi, tante di quelle idee che traducono la cosiddetta bella diversità in qualcosa di negativo, ma è quello delle ragazze che ci hanno detto una cosa bella, cioè ce l'hanno schiaffato in faccia. Loro sono un mix, non sono loro, non sono l'alterità, cioè nel corso del convegno è stata di fatto, dagli interventi, dalle cose dette, è stato smontato il concetto dell'alterità che non deve essere, non doveva già essere prima, che non deve essere, che non dovrà essere fatto di gesso, una statua. Altrimenti il rischio è che noi continuiamo a dire e dichiarare giustamente che tutto è cambiato, e mi ha fatto piacere quello che ha detto il regista. E cioè noi qua in Italia stiamo ancora a fantasticare, a parlare, a cercare di convincere che siamo cambiati, quelli all'estero, quelli sono cambiati, studiamoli, cioè stiamo a perdere tempo in sostanza, gli altri hanno già fatto i loro passi e noi qui fatichiamo a convincerci di una cosa del genere. Quando vi dico questo, vi dico che cosa? Che due elementi, io metterei nel, anche due elementi, sì, il primo è questo. Una bella fetta della popolazione italiana e ovviamente anche dei bergamaschi, ma anche degli stranieri immigrati, ha visto l'immigrazione, quindi sia per gli italiani sia gli altri che sono arrivati, e uso un'espressione che ha usato un libanese, che fa un sacco di soldi tra l'altro con queste cose qua, si chiama Taleb,
Nassim Taleb, il quale ha detto: questo è un po' il cigno nero, vale a dire quell'evento imprevisto che ti sconvolge tutto. Per molti italiani l'immigrazione è ancora questo, ci hanno sconvolto la vita, è cambiato tutto, oddio, non riusciamo più a mettere in squadra la nostra vita, cioè come era prima. Da qui tutte le reazioni. L'unico modo per combattere, almeno per averlo chiaro nella testa, questa modalità di pensiero, questo modo di vedere che va rispettato ma criticato, è quello di lavorare per la normalità, non la normalizzazione, sia chiaro che quella si può avvicinare alla parola assimilazione, ma lavorare per la normalità. E la parola utenza, le cose dette dalle ragazze, la parola utenza serve proprio a questo, ad andare in questa direzione, ci aiuta, ci spinge, ci porta in quella direzione. Le biblioteche, ad esempio, oltre a tutto il lavoro che si è fatto nelle scuole, che si fa nel sociale, eccetera, che va in quella direzione, hanno un bel compito, o quantomeno una chiarificazione, come dire, una definizione maggiore, che è quella di combattere l'esclusione e favorire e promuovere nelle forme che ritiene opportuno il sistema bibliotecario. Quindi niente di particolare, niente di prestato in maniera ingessata dal servizio sociale, di favorire l'empatia. Perché il problema, guardate, è proprio questo qui. Oggi i tempi, ve la dico proprio in 10 secondi, neanche in 30, ma meriterebbe molto più attenzione della superficialità che c'è in giro, di cui ha parlato Ba in maniera chiara. Il tema della solidarietà è dato per scontato. Io non lo darei neanche lontanamente per scontato. Guardate che la solidarietà bergamasca è cambiata, si è trasformata ed è molto, ma molto, ma molto selettiva. Il che significa che non c'è quello cielo di cui parlava il giornalista, ma che ci sono tanti mari che hanno colori diversi, se vogliamo continuare questa analogia. E allora il meccanismo va poi trasportato quando si parla di immigrazione. Io non do per scontato neanche lontanamente che tra gli immigrati, proprio perché stranieri, proprio perché immigrati, ci sia tanta solidarietà. Non ci credo neanche un po'. Lo si deve dimostrare. Si devono portare argomenti e fatti, non dichiarazioni. Quelle, guardate, le dichiarazioni ormai non servono più a niente, né contro né pro. Toglietele, eliminatele dal vostro menu sul PC, non ce ne frega più niente di questi ragionamenti qua. Una quantità straordinaria di elementi, di cose positive, di cose valide, di pensieri, quindi c'è stato moltissimo. Quello che però è mancato un po' è che può essere il fronte di lavoro, è proprio quello che vi dicevo alla fine, e cioè che qui abbiamo avuto molto e ci ha arricchito, ci ha fatto capire tante cose, ci sarebbe anzi da lavorare sul convegno, ma quello che noi dobbiamo cercare di capire è: ma ci sono dei conflitti, e i conflitti bisogna affrontare. La mediazione ha una sua validità proprio perché affronta conflitti gravi, meno gravi, importanti, secondari, come volete voi, di qualsiasi tipo, genere, natura, ma è così. Quindi la cultura della mediazione è un qualcosa che manca e che è stata detta un po' con parole diverse da Ba. Il fronte di lavoro, secondo me, che può esserci per questi due mondi che in questo convegno sono emersi, sono venuti fuori, stanno lavorando insieme, anche se con tutte le critiche e ipercritiche che si possono fare, con tutti i giudizi benevoli e iperbenevoli che si possono fare, comunque c'è molto e su cui riflettere e molto su cui lavorare. I territori, cioè fuori dal servizio, fuori dalla classe, fuori dall'istituto, fuori dal servizio sociale, fuori dalla biblioteca, quel mondo lì è complicato, ma non bisogna agire, e finisco il ritornello finale, il pensiero della sera di una pubblicità di tanti anni fa, è questo, cioè che la biblioteca, per semplificare, non deve copiare dal sociale, il sociale non dà lezioni alla biblioteca, sono due ambiti diversi che devono pensare di fare un lavoro comune perché il territorio ne ha bisogno, nelle forme, nelle modalità che ognuno penserà, trovare però un punto che unisca. Qual è? Nel nostro caso invece significa pensare ad una sorta di documento che sia
il, come dire, lo stimolo, la leva per poi amplificare tutto quello che è emerso in quest'anno, nei progetti precedenti, e che sta nella zucca sia degli operatori del sociale, sia degli stranieri, e sia degli operatori del sistema bibliotecario. Buonasera.